protocollo d'intesa, sì, io spero che si concluda obiettivamente, perché almeno è una cosa per cui si combatte per tanti anni. Diciamo che l'ottimum non lo puoi mai trovare, perché qualcuno potrebbe essere scontento, ma penso che meglio di questo non si poteva ottenere, perché si devono conciliare le esigenze del pugliese ciaccio e le esigenze della Mater Domini, tenendo conto anche di cosa serve alla regione. Non possiamo dimenticare tante, diciamo, unità operative che servono per l'intera regione. Ce ne facciamo carico, spero che l'amicizia che mi lega da tanti anni col Presidente dell'Ordine sia una garanzia per tutti, perché naturalmente il Presidente deve tutelare tutte le discipline della medicina e che possiamo andare avanti. Quindi da parte dell'Università pare ma che... Io l'ho letto, perché figurate, avevamo due commissari, per me va bene, non... Più di quello che è stato fatto credo che non si poteva fare, perché devi conciliare obiettivamente le esigenze di una e dell'altra. Quali saranno i punti maggiormente caratterizzanti dal suo punto di vista di questo tipo di intesa? Beh, il fatto che ognuno prenda riala una sua dignità e che possiamo costruire quello che mancava su questo territorio. Una delle cose importanti è la neuropsichiatria infantile. Penso non ci sia nessuna struttura ospedaliera che possa ricoverare i bambini affetti da patologie neuropsichiatriche, ed è urgentissimo, perché se non si interviene in tempo, se non si fa diagnostica in tempo, poi alcuni di questi bambini non possono essere recuperati. Quindi facciamo un servizio sul territorio che è sicuramente importantissimo. Fondamentale anche il secondo pronto soccorso. Quello non c'è problema, l'ho sempre detto, siamo disposti a fare il pronto soccorso, però si deve investire, perché dobbiamo raddoppiare le apparecchiature radiologiche che esistono qua dai tempi di Salvatore Venuta, furono acquistate da Salvatore Venuta, dobbiamo aumentare i turni di reperibilità e dobbiamo raddoppiare anche i laboratori analisi, quindi la spesa c'è, ma credo che per servire tutta l'area ionica della provincia di Catanzaro un pronto soccorso su questo policlinico sia più che giusto. Giorni, io penso nella prossima settimana si potrà sottoscrivere il protocollo d'intesa tra Università e Pugliese Ciaccio per l'integrazione di università e struttura ospedaliera, che porterà notevoli innovazioni e grandi benefici. Ci saranno circa 850 posti letto in conseguenza di questa integrazione, si istituirà un secondo pronto soccorso, ci sarà una terapia intensiva pediatrica, come anche la neuropsichiatria infantile, la telemedicina, per la quale si farà anche richiesta di un IRCS, quindi con grandi prospettive sia per le cure dei pazienti calabresi, e anche questo rinforzerà l'offerta formativa dell'università con l'istituzione di nuove specializzazioni, con l'istituzione di nuovi corsi di laurea, che non potrà fare altro che rinforzare l'intera università calabrese. Quindi tutto come programmato, tutto in linea con quelle che erano lo spirito della legge che io ho proposto e che ha trovato il Presidente Occhiuto ovviamente molto favorevole. Quindi penso che si stia scrivendo una pagina importante della sanità calabrese, che non potrà fare altro che portare grandi benefici. Se non si è fatta perché sia il centrodestra che il centrosinistra lo avevano proposto in altre legislature, però il governo bocciò le leggi. Ci sarà stato pure un motivo per cui questa non è stata né impugnata né bocciata né contestata, perché evidentemente si è seguito l'iter esatto, non si è fatto strumentalizzazione e quindi si è cercato di fare le cose per bene. Ci siamo impegnati a fondo, svelo un retroscena: quando conobbi Occhiuto, va bene, subito dopo le elezioni, lui mi disse: qual è la cosa che
vorresti fare? Perché c'era stata questa proposta di nominarmi Presidente del Consiglio, giustamente non ci conoscevamo. Quando io dissi, guarda, la cosa principale che voglio fare, la prima legge che voglio portare in Consiglio è quella dell'integrazione di università e struttura e ospedale, lui, ecco, fu questo che convinse, la bontà della mia proposta fu quello che lo convinse ad accettare la mia nomina a Presidente del Consiglio. Quindi era un obiettivo che io dovevo ai catanzaresi, un obiettivo che dobbiamo a questo territorio, ma non per il bene solo di Catanzaro, ma per il bene di tutta la Calabria, perché questa diventerà una struttura veramente come dire, grande rispetto anche a tutta l'Italia meridionale, che potrà effettivamente consentire di attenuare quella migrazione sanitaria che, come sapete, porta circa un pagamento di circa 300 milioni di euro della Regione Calabria alle altre regioni. 60.000 persone si recano fuori regione a curarsi, con una spesa di circa 400 milioni delle famiglie effettuata fuori regione. Insomma, è un po' vergognoso non garantire servizi essenziali ai nostri cittadini. Quindi è nell'ottica di questo e nient'altro, ecco, la proposta di legge che spero che finalmente veda la luce con la sua realizzazione sul territorio.